Ciao ballerine e in. Questo video è dedicato a tutte quelle di voi, e siete davvero tante, che mi scrivete in privato soprattutto queste due domande. Come mai sono la peggiore della mia classe di danza? Come mai mi sento sempre inferiore e a disagio rispetto alle mie compagne di danza? Ora, non sono io che posso rispondervi a questa domanda, poiché se voi vi sentite inferiori rispetto alle vostre compagne o non vi sentite brave abbastanza, le risposte sono due: o vi sottovalutate e non credete in voi stesse, quindi dovete fare una ricerca vostra interiore per capire come mai non vi date il giusto peso, oppure siete realmente in difficoltà e siete realmente più indietro tecnicamente, espressivamente, artisticamente, indietro rispetto alle vostre compagne. Una cosa che posso consigliarvi di fare è parlare con la vostra insegnante. Lei è la prima che ha una visione completa su tutta la classe, che quindi innanzitutto potrà dirvi sinceramente se siete effettivamente così indietro e così in difficoltà, e poi soprattutto vi dirà perché e che cos'è che vi rende più in difficoltà rispetto alle altre ragazze. Qual è la vostra difficoltà? Questa è la domanda che dovete farvi e a cui dovete rispondere sinceramente. Per cui fatevi consigliare dai vostri insegnanti. Se è un problema di rispetto all'espressività, all'artisticità, quello dovete trovarlo solo voi, dentro di voi, perché è una cosa che dovete sentire con la musica, con la danza, riuscire a sbloccare le emozioni che provate sicuramente dentro di voi. Se invece è un problema tecnico, beh, dovete semplicemente lavorare tanto, capire innanzitutto come fare tecnicamente un determinato passo e poi allenarsi poiché questo passo vi riesca al 100%. Un altro problema potrebbe essere il fisico. In quel caso dovete affidarvi ad una specialista o ad uno specialista, quindi un nutrizionista, una dietologa. Oppure il vostro problema è che non riuscite a conciliare la scuola e la danza, che vi sentite sempre col fiato sul collo perché magari ci sono persone che hanno aspettative alte su di voi. Allora lì dovete veramente capire quello che volete voi, non quello che vogliono gli altri. Prendervi il vostro tempo, cercare di organizzarvi al meglio, senza strafare, ma impegnandovi, avendo un obiettivo preciso. Per cui le varie motivazioni possono essere tantissime. Ora, la sfida più grande è con voi stesse. Non dovete entrare nella sala di danza e pensare: lei è più brava di me, lei ha le gambe più alte, lei è più bella, io sono più brutta, io sono più scarsa, sono più... No, dovete entrare nella sala di danza e dire: io ho queste difficoltà, tac tac tac, ho questi pregi, tac tac tac, molto bene, lavorerò sulle mie difficoltà guardando me stessa. Per cui facciamo un esempio: non riesco a girare, faccio zero pirouette mentre le mie compagne ne fanno chi due chi tre. Bene, non sarà il mio obiettivo fare tre pirouette oggi, è impossibile. Prima cosa, devo capire come si fa una pirouette, tutte le varie cose che devo applicare per far sì che il giro mi esca. Poi, qual è il mio problema? Magari io ho un buono spot, ma il passé mi cade, per cui devo utilizzare il passé, saperlo alzare e farlo diventare reattivo. Oppure il mio problema è lo spot, per cui lavorerò sullo spot. Quindi qual è il mio problema rispetto alla perfetta esecuzione del movimento? Arrivati qui, inizio a fare un equilibrio. Se in quella lezione io riesco a stare in equilibrio e ho la capacità di capire dove sono e se sto facendo le cose correttamente, allora già è una vittoria, già il mio equilibrio vale di più di 6 pirouette. Quindi inizio a trovare l'equilibrio, la volta dopo sto su un po' di più, la volta dopo faccio un mezzo giro, la volta dopo ancora mezzo giro più stabile, la volta dopo ancora un giro e poi due, poi tre. In questo modo riuscirete a crescere e a migliorare voi, non comparandovi con una vostra compagna, che non serve a niente. È giusto guardare gli altri per prendere dei suggerimenti, ma non è giusto confrontarsi con gli altri, perché siamo diversi. Io ho il mio fisico, lei ha il suo fisico, quindi io prendo quello che vedo di buono nella mia compagna, quello che lei sa fare molto bene, e cerco di farlo mio. Valorizzo me stessa, perché sicuramente la mia compagna non ha una cosa che io ho, una cosa che io faccio bene.
E poi mi rendo conto delle mie difficoltà e sfido me stessa. La vera sfida è con voi stesse, non è con le vostre compagne. Quindi, per tutte quelle che mi fanno questa domanda, lavorate su voi stesse, innanzitutto interrogatevi e ditevi: sono veramente quella che fa più fatica oppure sono brava ma non me ne rendo conto? E già qui apriamo un mondo. Una volta che vi siete risposte a questa domanda, il fatto di prendere coscienza di essere in difficoltà e di voler trovare una soluzione è il primo passo per riuscire davvero ad essere il meglio di voi stesse. Per cui non preoccupatevi, continuate a lavorare. Dovete avere fiducia in voi stesse, analizzate il problema e risolvetelo, piano piano, dandovi tempo, con costanza, giorno dopo giorno. Ballerine, io spero che questo video vi sia stato utile, spero che tutte quelle che mi hanno fatto questa domanda possano trovare una risposta in questo video, ma soprattutto possano iniziare a sfidare loro stesse. Una sfida sana, competitiva con noi stessi per essere il meglio di noi. Intanto io vi saluto, vi ringrazio, mettete un like, ricordatevi di iscrivervi nel box rosso qui sotto e al prossimo video.